Siamo a Teggiano, dove oggi si sta celebrando il centenario di Intercultura, l'associazione che fa scambi interculturali nel mondo. Appunto ci sono gli studenti di Teggiano, quindi, che hanno ospitato questi ragazzi che vengono da vari paesi. Ascoltiamo quindi le interviste realizzate agli organizzatori e al Vescovo Monsignor Antonio De Luca. L'importanza secondo me è fondamentale, proprio perché noi col nostro volontariato, che è l'eredità dei volontari degli ambulanzieri di guerra della prima guerra mondiale, come loro volontari noi abbiamo questa loro eredità. E qual è questo? È che alla fine loro hanno capito che dovunque sono andati nel mondo, anche i loro nemici non erano e che avevano una pelle diversa, non erano altro che dei ragazzi con le stesse aspettative per la vita, con le stesse speranze. Ora noi cosa abbiamo fatto? Stiamo cercando di portare nel mondo questi valori, cioè i valori della tolleranza, dell'accettazione dell'altro, della libertà, cioè uno è libero di pensare e di fare le sue scelte. E questo come lo imparano? Facendo questa esperienza all'estero, perché noi scambiamo ragazzi con l'estero, noi accogliamo e spediamo ragazzi all'estero e mandiamo ragazzi all'estero, per cui loro fanno un'esperienza con una cultura diversa, una lingua diversa, famiglie diverse, regole diverse a cui si devono assuefare. Questa è un'esperienza particolarmente formativa per i nostri ragazzi, in questo tempo nel quale la tentazione di consolidare barriere, di innalzare limiti e confini, l'intercultura diventa un'opportunità per crescere nelle proprie identità. Il Vallo di Diano, dal punto di vista delle spiritualità, custodisce un crocevia di cultura, la cultura michelaitica che viene da Nord Europa e la cultura delle icone basiliana che viene dall'Oriente, e qui nel Vallo di Diano si sposa e fa sintesi. L'intercultura è l'espressione del rispetto delle differenze.